all'opposto di quanto accade nella filosofia tedesca, che discende dal cielo sulla terra, qui si passa dalla terra al cielo. Per arrivare agli uomini vivi non si parte da ciò che gli uomini dicono, immaginano o si rappresentano, né da ciò che si dice, si pensa, si immagina o si rappresenta che gli uomini siano. La nostra concezione parte dagli uomini realmente operanti e sulla base del processo reale della loro vita spiega anche lo sviluppo dei riflessi e degli echi ideologici di questo processo. Anche le immagini nebulose che si formano nel cervello degli uomini sono necessarie sublimazioni del processo materiale della loro vita empiricamente constatabile e legato a presupposti materiali. Di conseguenza, la morale, la religione, la metafisica e ogni altra forma ideologica e le forme di coscienza che a esse corrispondono non mantengono più la parvenza dell'autonomia. Esse non hanno storia indipendente, non hanno sviluppo autonomo, ma gli uomini che sviluppano la loro produzione materiale e le loro relazioni materiali trasformano insieme con questa loro realtà anche il loro pensiero e i prodotti del loro pensiero. Non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che determina la coscienza. In una lettera indirizzata a Engels datata 24 agosto del 1867, riferendosi alla recentissima pubblicazione del primo libro della Capitale, opera alla cui stesura Marx attende in qualche modo in quella data già da 17 anni, poiché i suoi primi lavori e le prime ricerche nel campo della critica dell'economia politica risalgono al 1850, commentando la pubblicazione del primo libro e rivolgendosi all'amico Engels, Marx scrive, il meglio di tutta questa roba è la scoperta del duplice carattere del lavoro incorporato nelle merci, a seconda che esso si esprima in valore d'uso o in valore di scambio e poi una seconda scoperta fondamentale la trattazione del plus valore indipendentemente dalle sue forme particolari quali il profitto l'interesse la rendita fondiaria eccetera dunque è lo stesso marx a fornire una valutazione di quale sia testualmente il meglio di tutta questa roba, dove questa roba sono le molte centinaia di pagine del primo libro della Capitale. Questa lettera, e in particolare il passaggio che ho letto di questa lettera, dovrebbe servire a dirimere una volta per tutte. Le questioni oziosissime che hanno invece caratterizzato buona parte degli studi relativi a Karl Marx, in maniera particolare nella seconda metà del XX secolo. Per anni la critica si è concentrata e divisa su alcune contrapposizioni del tutto sterili e fittizie, come la contrapposizione tra Marx giovane e Marx maturo, Marx filosofo e Marx scienziato, Marx e il marxismo, Marx ed Engels. Mentre i contenuti di questa lettera, che abbiamo visto finora, pur nel loro carattere estremamente sintetico, ci indicano dove vogliamo guardare se vogliamo trovare che cosa sia uh, il meglio del lavoro marxiano di critica dell'economia politica. La scoperta del duplice carattere del lavoro incorporato nelle merci, argomento che Marx tratta nelle prime tre sezioni, del primo libro del capitale e soprattutto la trattazione del plus valore indipendentemente dalle sue forme particolari a cui Marx si dedica nella quarta sezione del primo libro del capitale. Anche per quanto riguarda la concezione marxiana della scienza, se vogliamo riferirci a ciò che lo stesso Marx ritiene essere l'aspetto meno contingente, più consolidato dei risultati raggiunti, dovremmo riferirci alla prima parte, al primo libro del capitale e in maniera particolare alla quarta sezione del primo libro del capitale. E ha alcuni brani contenuti nei Grundrisse, cioè nei lineamenti fondamentali, che sono in qualche misura il laboratorio di preparazione in vista della pubblicazione del Capitale, lineamenti fondamentali che Marx redige tra l'agosto del 1857 e il febbraio del 1858. Quindi se vogliamo cogliere quale sia la peculiarità della concezione marxiana della scienza, sappiamo dove dobbiamo cercarla anzitutto, senza farci ingannare da alcune false piste sulle quali invece troppo a lungo si è intrattenuta la mediocre letteratura critica per lo più disponibile su Marx. In particolare vi sono tre modi nei quali, secondo alcuni studiosi, Marx avrebbe affrontato il tema della scienza all'interno dei suoi scritti. Una prima modalità in cui ricorrerebbe il riferimento alla scienza è la distinzione tra socialismo scientifico e socialismo utopistico. Marx si gioverebbe del riferimento a questo dualismo. Per fare giustizia una volta per tutte delle posizioni di autori come Proudhon, Saint-Simon, Fourier, cioè coloro che concepivano il socialismo come un obiettivo umanitario piuttosto che come risultato di un'analisi rigorosamente razionale e in questo senso allora scientifica del modo di produzione capitalistico. Nella distinzione tra socialismo scientifico e socialismo utopistico va sottolineato che il termine scientifico non allude a una pretesa assimilazione del socialismo all'ambito delle scienze neppure all'ambito delle cosiddette scienze umane che tra l'altro ai tempi di Marx muovevano i primi passi. La distinzione tra scientifico e utopistico equivale in realtà alla distinzione tra un'analisi rigorosamente razionale, qual è quella preconizzata da Marx, è un'analisi che si affida invece al sentimento, alla emotività, ad una impostazione esigenziale e ottativa, piuttosto che a un'analisi rigorosamente razionale della situazione di fatto. Va inoltre sottolineato per cogliere un ulteriore aspetto che rende assai poco significativo il riferimento a questa tematica, che la distinzione tra socialismo utopistico e socialismo scientifico si ritrova in maniera particolare nelle pagine del manifesto del Partito Comunista, uno scritto, è bene ricordarlo, che viene pubblicato anonimo nei primi mesi del 1848, e in cui non è agevole distinguere quale sia stato il contributo di Marx rispetto al contributo di Engels. Un secondo modo per concepire il ruolo, la funzione in riferimento alla scienza negli scritti di Marx sarebbe riferirsi ai fugaci accenni che ritroviamo in maniera particolare nella prefazione all'opera che Marx pubblica nel 1859 e che ha come titolo per la critica dell'economia politica. Qui, come probabilmente molti ricorderanno, nella prefazione Marx accenna ad una distinzione che poi egli non riprenderà più in maniera estesa nelle sue opere successive, fra struttura economica e sovrastruttura di carattere ideologico-culturale. In una certa misura la scienza rientrerebbe tra quelle attività di carattere intellettuale che sono il riflesso o sono comunque condizionate dalla base economica della società che non godono quindi di un loro valore autonomo ma sono il risultato del condizionamento della struttura sulla sopra, sopra la sovrastruttura da questo punto di vista è evidente che sorgono e sono sorti anche storicamente problemi di grande rilievo perché dovremmo essere indotti a ritenere, acquisendo la distinzione marxiana, che il valore delle ricerche scientifiche sia irrimediabilmente legato alla contingenza dei rapporti sociali di produzione al punto tale da giungere al paradosso di parlare di una scienza borghese o di una scienza proletaria a seconda che appunto si tratti di elaborazioni scientifiche sviluppate in un contesto socio-economico capitalistico. Ogni un contesto socio-economico di ispirazione proletaria. Vi è infine un terzo modo nel quale è possibile rintracciare negli scritti di Marx un riferimento alla scienza. In questo caso, il testo di riferimento principale è la famosa Einleitung cioè l'introduzione ai Grundrisse che viene scritta tra la fine di agosto e i primi di settembre del 1857 e che viene pubblicata successivamente unitamente ai Grundrisse, cioè ai lineamenti fondamentali. Si tratta della critica serrata, intransigente che Marx muove all'economia politica classica, la quale pretenderebbe di dissimulare sotto la superficie di una apparente scientificità quello che invece è il principio che orienta le ricerche dell'economia politica classica, e cioè l'intenzione di eh, sviluppare una apologia del modo di produzione specificamente capitalistico presentando i rapporti borghesi di produzione come rapporti naturali ed eterni qui insomma la contrapposizione che marx evoca è fra una dichiarazione di neutralità che apparterrebbe all'economia politica classica che vuole proporsi come scienza obiettiva e imparziale, ma in realtà è mossa dall'intenzione di interpolare come eterni i rapporti borghesi di produzione. Queste tre modalità nelle quali compare, sia pure in maniera del tutto marginale e rapsodica, il riferimento alla scienza, non devono indurci a dimenticare là dove dobbiamo guardare se vogliamo cogliere il meglio di tutta la roba costituita dalla pubblicazione del Capitale. E allora il riferimento d'obbligo è alla sezione quarta del libro primo del Capitale. Qui, sia pure di sfuggita, converrà a ricordare un aspetto troppo spesso dimenticato, come accennavo in precedenza, Marx lavora nell'ambito di ricerche molto accurate e approfondite per quanto riguarda l'economia politica lavora pressoché ininterrottamente dal 1850, quando giunge in esilio a Londra, fino al 1867, quando viene pubblicato il primo libro della Capitale. Ma va sottolineato che questo primo libro oltre ad una importanza innegabile dovuta al merito delle analisi compiute da Marx, è anche l'unico libro del capitale che sia stato pubblicato vivente Marx con l'approvazione di Marx. Visto che il libro secondo e il libro terzo vengono pubblicati postumi, a cura di Engels, e il cosiddetto quarto libro del Capitale, quello che comprende le teorie sul plusvalore, viene pubblicato addirittura nei primi anni del 1900 a cura di Kauski. Quindi quando ci riferiamo al primo libro del Capitale, ci riferiamo a quella che è e resta indubitabilmente l'opera più importante di Marx, rispetto alla quale gli scritti del ventennio precedente, gli scritti degli anni 40, hanno un carattere o meramente propedeutico o consegnato a circostanze contingenti di controversie politiche. Il testo di riferimento, quello adunque al quale attingere per cogliere il meglio, resta dunque il primo libro del capitale. In maniera particolare la quarta sezione del libro primo è interamente dedicata alla analisi del plusvalore relativo rivendicato, come abbiamo visto da Marx, come una delle due grandi scoperte che egli afferma di aver compiuto. Cosa si intende per plusvalore relativo? Non dobbiamo farci ingannare dall'aggettivo, plusvalore relativo è quel plusvalore che si ricava intervenendo sulla relazione tra tempo di lavoro socialmente necessario per la produzione delle merci e tempo di lavoro aggiuntivo che è destinato a produrre plus valore. La tendenza del capitale è quella di accrescere costantemente, incessantemente la parte della giornata lavorativa dedicata alla produzione di plus valore. Ma è evidente che per ottenere questo risultato si può agire in due modi. Il primo modo che ha avuto anche una sua concretizzazione storica nei primi decenni di instaurazione dell'organizzazione capitalistica della produzione, il primo modo consente nell'aumentare la durata della giornata lavorativa, accrescendo con ciò il tempo di lavoro dedicato alla produzione di plus valore. Ma è immediatamente evidente e intuitivo che questa strada, cioè la creazione di plus valore assoluto, incontra un suo limite naturale nella incomprimibilità della durata complessiva della giornata lavorativa. Tanto per capirsi, si potrà costringere gli operai a lavorare 10, 12, 14 ore al giorno, come in effetti accadeva nei distretti industriali inglesi ben conosciuti da Marx alla fine dell'Ottocento, ma non si potrà andare oltre un certo limite temporale. La creazione di plus valore relativo agisce invece in una direzione diversa, riduce il tempo di lavoro socialmente necessario per produrre una merce e con ciò contestualmente aumenta il tempo di lavoro dedicato alla produzione di plus valore relativo. Si tratta cioè di riuscire a produrre la stessa quantità di merci o una quantità di merci addirittura superiore in un tempo inferiore. Il plus valore relativo è ciò in cui si esprime la quintessenza del capitalismo. Spostare costantemente il tempo di lavoro necessario, ridurlo, ed è questa una tendenza che vediamo anche al giorno d'oggi essere dominante nella organizzazione delle manifatture, ridurre il tempo di lavoro necessario e con ciò aumentare il tempo di lavoro destinato alla produzione di plus valore. Ma qui si pone il problema di fondo con il quale ci avviamo anche alla conclusione della nostra conversazione. Come è possibile immaginare di produrre la stessa quantità di merci o una quantità ancora maggiore diminuendo il tempo di lavoro necessario? Come possiamo pensare di produrre di più? lavorando di meno. La risposta di Marx ci porta al cuore della questione. Noi possiamo ottenere questo obiettivo nel momento in cui si aumenti la forza produttiva sociale del lavoro, nel momento cioè in cui il lavoro erogato dalla forza lavoro abbia una potenza superiore capace di produrre più merci in meno tempo. L'obiettivo a cui tende storicamente il capitale è incrementare la potenza produttiva del lavoro, la forza produttiva del lavoro. E come ottenere questo risultato? Come possiamo immaginare di produrre di più in minor tempo? E Marx lo dice, è l'impiego della scienza, l'incorporazione della scienza nella produzione, l'assunzione la di quello che Marx chiamerà il cervello sociale come motore dello sviluppo produttivo, quello che consentirà di assecondare la tendenza storica del capitale. Quella tendenza storica che il capitale porta con sé fin dalle origini e che lo conduce a sviluppare tutte le forze produttive sociali del lavoro per incrementare la produzione di plus valore. Sentite che cosa dice a questo proposito Marx, nella quarta sezione. Capitolo dodicesimo. Nella cooperazione semplice la scissione tra la forza produttiva sociale del lavoro e l'operaio conosce una sua prima compiuta realizzazione. Questa scissione si sviluppa nella manifattura che mutila l'operaio facendone un operaio parziale. Si completa nella grande industria, attenzione, che separa la scienza facendone una potenza produttiva indipendente dal, dal lavoro e costringendola a entrare al servizio del capitale. Marx insomma descrive tre fasi storiche successive, cooperazione semplice, manifattura, grande industria e sistema automatico di macchine, che sono tre fasi di incremento della forza produttiva sociale del lavoro attraverso l'asservimento della scienza e della tecnica a finalità produttive. C'è un brano tratto dai Grundrisse che è estremamente illuminante da questo punto di vista, dove Marx afferma: la scienza si presenta nelle macchine come una scienza altrui, esterna all'operaio, e il lavoro vivo si presenta sussunto sotto il lavoro oggettivato. Ma questa tendenza, la tendenza a sviluppare il plusvalore relativo, non è occasionale o meramente congiunturale, perché dice Marx il pieno sviluppo del capitale ha luogo quando il mezzo di lavoro non solo è determinato formalmente come macchina, ma è soppresso nella sua forma immediata. E poi chiude questa citazione in maniera enfatica, dare alla produzione carattere scientifico è quindi la tendenza del capitale e il lavoro immediato è ridotto a un semplice momento di questo processo. Ecco la scienza, ma non una scienza intesa nel senso generico di un'indagine razionale della realtà. La scienza come cervello sociale, come accumulazione di competenze e conoscenze che trovano nella tendenza storica del capitale ad incrementare costantemente la forza produttiva sociale del lavoro per produrre di più in minor tempo, trova il suo contesto socio-economico di riferimento. In che modo possiamo, per concludere, individuare quali potranno essere gli sviluppi futuri? del rapporto scienza-produzione così come Marx ne ha delineato le premesse. Storicamente la constatazione dell'asservimento della scienza alle finalità del capitale ha portato talora all'affermazione di atteggiamenti e comportamenti anti in particolare in un movimento quello dei ludditi, seguaci di Ludd, i quali erano giunti a distruggere le macchine per il loro valore intrinsecamente anti-operaio e anti-proletario. Non è questa la direzione che è stata storicamente seguita in forma maggioritaria e non è questo certamente ciò a cui conduceva lo stesso discorso marxiano. Si tratta di cogliere al lavoro una contraddizione fondamentale, potenzialmente dirompente, nel senso che lo sviluppo, la crescita, l'accumulazione delle competenze il massimo sviluppo di quello che Marx chiama il cervello sociale avviene all'interno di un involucro sociopolitico che è quello del capitalismo, sempre meno idoneo a contenere, a controllare e a finalizzare il cervello sociale e la sua capacità espansiva. Da questo punto di vista va individuata una contraddizione che potrà in prospettiva rivelarsi lacerante tra l'involucro socio-economico capitalistico e le mani potenze che sono connesse con la piena valorizzazione del cervello sociale. Ecco, qui io credo si colga davvero il meglio di tutta la roba che Marx ha accumulato lavorando alla stesura del primo libro del capitale e si coglie la grande capacità lungimirante dell'analisi marxiana del rapporto scienza-produzione.